What the fuck? Che cazzo? Un creeper, ok. No, che cos'è? Che cosa sono? Cosa sono diventato? Ok, benvenuti nel nuovo episodio della serie di sopravvivenza. No, non so cosa sta succedendo. Sono un braccio e il mio corpo è tipo è spalmato in giro per il mondo. Oh mio Dio, ragazzi, che cazzo sta succedendo? Allora, spieghiamo, contestualizziamo questa cosa che state vedendo. Sto provando la pre-realize della 1.8. Quindi la preversione che è uscita da poche ore. E a quanto pare ci sono ancora molte cose da sistemare. Che cos'è? Dov'è lo scheletro? Ma non c'è! No, non c'è nessuno scheletro qui, c'è un arco volante che mi spara. E che cos'erano quei. Cosa sono quei cosi giganti? Porca puttana! È uno zombie gigantesco, un ragno! Oddio! È tutto schizzato, ma che cazzo di anfetamine mi sono sparato? No, no, così non si può giocare in questo stato. Ragazzi, cioè. Che cazzo è? Sono cinque braccia messe assieme, piene di frecce. Oddio, ragazzi, non ho parole, cioè guardate il mio personaggio com'è conciato. Ok, lì c'è un creeper, quello è tutto normale, ok. Però ci sono seri problemi di rendering. Che cazzo è anche sta cosa? Vediamo io come sono adesso. Sono ancora un braccio volante pieno di frecce. Ok, mi sa che questa preversione per il momento va tolta. Quindi torniamo al buon vecchio snapshot. Ok, ragazzi, pare che la pre-realize non sia ancora pronta per essere giocata. Ma giusto così, è un pensiero, non so se ho esattamente ragione. La volevo provare così subito, è uscita giusto qualche ora fa. Però, come avete visto, non c'è un cazzo da fare. Ok, adesso gli scheletri sono normali. Io sono normale, per fortuna. Però mi sa che mi sono anche perduto. Perché a questo punto, da dove ero all'inizio? Da dove sono venuto? Non lo so. Comunque sia, ragazzi, ripigliamoci un attimo da questo momento di glitch assurdi. Abbiamo visto cose inimmaginabili. Pertanto, siamo qui nel nuovo continente. Ormai chiamo tutte le nuove terre nuovo continente. Dovrei un attimo ragionare su una geografia della mia mappa. Non sarebbe neanche male. Perché appunto non so mai come definire queste terre oltreoceano. Comunque, ecco, diciamo così. Siamo oltreoceano. Siamo dall'altra parte dell'oceano che bagna la nostra base, il nostro porto. E siamo venuti qui nella scorsa puntata per cercare conigli. Infatti li ho trovati perché sono dovuto venire in una terra ancora inesplorata, perché nelle terre già esplorate i conigli non spawnano. Per cui, cosa dobbiamo fare adesso? È molto semplice. Vorrei portare a casa due conigli. Questo qui. No, non è quello cattivo, è semplicemente un albino. Ok, perfetto. Quindi mi devo prendere due conigli e portarli a casa, per piacere sto parlando, lasciami stare, grazie. E per farlo penso che utilizzerò il lazzo. Ovviamente ho chiesto come al solito a voi dei consigli, sono emerse molte idee interessanti, tra cui per esempio quella di costruire la macchina volante per portarli a casa. Però ragazzi, la macchina volante va bene per spostarsi, per spostare quindi il giocatore, per spostare il nostro, diciamo, personaggio. Ma per i mob io non la userei perché è ancora qualcosa di molto glitchato, quindi non penso che funzionerebbe. Mentre l'idea più utile è quella di fare un portale del Nether per fare una sorta di shortcut per la base. Infatti dovete sapere che per quanto riguarda i portali del Nether c'è una meccanica molto interessante. Se noi in questa situazione, quindi abbiamo un portale nel mondo reale e uno nell'inferno, nel Nether, se in questa situazione creiamo un secondo portale in un raggio massimo di 1024 blocchi da quello originale,
Oddio, ma sempre che mi rompono i coglioni. Ok, scusate. Quindi se creiamo un portale ad una distanza massima di 1024 blocchi e centriamo, spuntiamo nello stesso portale che viene, diciamo, collegato a quello della base. Per cui se noi entrassimo in un portale immaginario qui, spuntiamo nel portale del Nether, ci giriamo, rientriamo e spuntiamo nella base. Quindi questo meccanismo funge da shortcut quando sei distante. Perché se hai un solo portale all'interno della dimensione del Nether e più portali nel mondo reale ad una distanza massima di 1024 blocchi, tutti i portali nel mondo reale si linkeranno a quell'unico portale del Nether. Dovrebbe funzionare così la cosa. Ora, io purtroppo non ho dell'ossidiana, quindi non posso farlo, e comunque sia, sapete che vorrei resettare il Nether, e penso che lo farò appena esce la 1.8, e quindi sarebbe un po' inutile mettermi qui a fare portali perché poi tanto verrà tutto ricreato. Per cui, che cosa ho intenzione di fare? Innanzitutto devo un attimo capire dove siamo, perché penso di essermi perso quando scappavo da quei mostri deformi. Dovrei ritrovare le torce. Avevo messo delle torce per segnare la direzione di casa e potrebbero essere di lì? Non lo so, sinceramente. Non lo so, mi sono proprio perso. Comunque sia, l'intenzione mia sarebbe di provare a portarli con il lazzo. Non è guinzaglio in italiano, giusto? Non mi ricordo mai. Dovrebbe essere lazzo, comunque. Sarà un po' difficile portare due conigli al lazzo per l'oceano, però ci vorrei provare. Nel caso non ce la faccio, torniamo a casa e semplicemente rigenero dei chunk vicino alla base in modo da far generare anche conigli. Giusto per il bene della serie, perché se no non ne usciamo più da questa situazione. Dunque, ragazzi, ho fatto un piccolo taglio perché avevo bisogno di orientarmi un attimo e di capire da dove eravamo venuti. Adesso ho ritrovato la retta via, se così possiamo dire. Quindi, niente, proviamoci, proviamo a portare questi conigli a casa. Qui c'è già un coniglio. Per cui lo mettiamo subito al lazzo, ma me ne servono almeno due. E il secondo coniglio, dove lo posso trovare? Eccolo qui. Ok, vieni qui, amico. Perfetto. Li abbiamo tutti e due al lazzo. Ora bisogna vedere se mi seguono senza problemi, ma direi di sì, perché se ci allontaniamo troppo da loro, il lazzo si tira troppo come un elastico e si spezza. Per cui perdiamo i conigli, perdiamo anche il lazzo in questo caso. Dovrebbe venire droppato in realtà, non è che lo perdiamo, però comunque sia, se uno non si accorge effettivamente va a perderlo. Dunque, venite, cari coniglietti, ci andiamo a fare un bel bagnetto al mare. Sto provando quella che probabilmente è la strada più difficile per riportarli a casa, però non posso fare altro, non ho scelta perché non ho i mezzi di fare per esempio il portale o la macchina volante, quindi siamo costretti a fare così. Come vi ho già detto, se non funziona la cosa, semplicemente rigenero dei chunk, perché questa è pur sempre una serie su YouTube e insomma non possiamo perdere gli anni per portare a casa due conigli. Purtroppo aggiornare di volta in volta ogni snapshot porta a questo tipo di disagio, cioè tipo mob che non generano o blocchi che vengono generati però in biomi distantissimi. E quindi insomma bisogna arrangiarsi un po' come si riesce. Allora, vengono in acqua sti due? Sì, ok, perfetto. Quindi venite di qua. Ci siamo quasi. Per piacere salite però, perché sennò diventa complessa la cosa. Tra l'altro dovrebbero poter saltare anche due blocchi i conigli. O almeno qualche coniglio dovrebbe poter saltare due blocchi, immagino. Avranno tipo delle caratteristiche loro come cavalli o hanno caratteristiche tutte uguali? Non lo so questo, ma penso che in realtà cambino solo nella texture, quindi magari hanno delle caratteristiche uguali, diciamo, gli uni con gli altri. Ecco qui la freccia, tra l'altro, quindi scendete, ci siamo quasi, te non mi crepare dalla caduta che sei un fottuto coniglio e sei fatto per saltare da grandi altezze anche, perché no? Ah, la barca è là però, attenzione, allora, spacchiamo queste torce, che non si butta via mai niente, cercando di non spaccare il guinzaglio per sbaglio, cioè il lazzo, non il guinzaglio, e portiamo i conigli di qua.
Sempre pian piano, perché ho paura che si spezzi la nostra cara corda. Se sali per piacere, se no facciamo così, facciamo prima, passiamo tutti dall'acqua, almeno non hai il problema di saltare. Ok, perfetto. E andiamo di qua. Se mi seguono, molto lentamente, questa puntata è la cosa più avvincente mai vista, che poi in realtà all'inizio è stato molto molto piacevole da un certo punto di vista, molto divertente. Però mi rendo conto che questo momento è noioso, pertanto, ragazzi, mi sa che a questo punto io farò dei tagli, o se non che faccio un taglio proprio totale, e pian piano porto sti conigli a casa, perché se accelero troppo, ovviamente la corda si spezza subito. Quindi ci vediamo dopo. E per darvi un'idea, per voi è passato un cazzo, ma per me è già passato un minuto buono e guardate dove sono ancora qua. Ci vorrà veramente tanto, tra l'altro mi conviene farlo in F5 in questo modo, così riesco ad andare avanti e nel contempo a tenere d'occhio perfettamente i conigli, perché se si spezza la corda, tra l'altro, sprofonderebbe nell'oceano, quindi la dovrei tipo recuperare all'istante, perché se va a fondo non la recupero più. Probabilmente morirei soffocato, così come l'altro coniglio che mi seguirebbe e morirebbe anche lui. L'ultima volta che mi sono trovato in una situazione così, in mezzo al mare con la pioggia, vabbè, non c'erano i conigli, ma mi ricordo che mi ero messo a cantare canzoni piratesche. È stato abbastanza imbarazzante, quindi mi sa che non lo rifarò. Però magari se volete accompagnarmi voi. Però ci starebbe di brutto di mettere una canzone di sottofondo. Una canzone piratesca. Non ci fossero sti dannati problemi di copyright, intanto ha anche smesso di piovere. Lo farei sicuramente, però ragazzi, pensate quanto siamo inculati noi youtuber, perché dobbiamo pensare anche che mettere uno spezzone di una canzone potrebbe equivalere a un fottuto strike. Solo per uno spezzone d'accompagnamento, poi magari mette anche i crediti in descrizione, però potrebbe equivalere ad uno strike, veramente. Brutta sta cosa, andrebbe cambiata questa cosa, però purtroppo è così, quindi accontentiamoci del mio commentary nel mentre viaggiamo. Ah bene, tra poco mi schiantavo su un'isola deserta? Non so neanche dove sono, immaginatevi se ho sbagliato direzione. Deve essere una delle tante isole che troviamo in mezzo ai coglioni nell'oceano, però non me la ricordavo, devo dire la verità. Che tra l'altro se affondo qua con la barca sono fottuto, perché non so, ce l'ho del legno? No, non ho neanche del legno. Qua non ci sono alberi, per cui dovrei tornare a nuoto. Rabbrividisco solo all'idea. Oh sì! Sì! Sì, cazzo! Finalmente! Finalmente! Mamma mia! Ok, stiamo per arrivare. Finalmente! Sono in ballo da... Boh, cioè... 20 minuti, non lo so, ci sto mettendo una vita. E ho la tentazione di fare uno scatto verso la riva adesso è molto forte, ma devo continuare ad andare piano, perché veramente, se cadono qui i conigli, io potrei bestemmiare in video. Non l'ho mai fatto, ma una cosa così potrei anche cascarci. Scherzo, mi tratterrei in quel caso, però, per dirvi la rabbia che proverei. Adesso ci arriviamo, arriva, con molta calma. Sono arriva. Sono arrivato, arriva, finalmente. Allora, scendiamo. Scendiamo, no, 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 non fare cazzate, non fare cazzate. Vieni qui, la barca l'abbandono, non me ne frega niente. Venite su, per piacere. Follow me. Seguimi, seguitemi. Dai, ti prego, anche tu marrone, ti prego. Anche te, coniglio dal colore della merda. Vieni, seguimi, per piacere. Si è bloccato. Ok, con pazienza. Di qua. Di qua. Bravo. Oh, vedi che pian piano ce la facciamo a fare tutto con educazione. Con pazienza ce la facciamo. Seguitemi. Dobbiamo andare all'entrata, che non è esattamente qui. Maremma maiala. Vabbè che ormai se anche si spezza la corda qui, non siamo in acqua, quindi mal che vada lo posso recuperare il coniglio. Però sapete com'è, preferirei prima averli qua dentro, dentro le mura. Se proprio si devono scappare, che lo facciano dentro le mura. Tra l'altro, come li faccio entrare, mo? Ma cazzo.
Non ci avevo mica pensato. Che qua abbiamo il portale così. Vabbè, io lo spacco un attimo. Faccio così. Entrate. Per forza, perché se no non fanno in tempo, mi sa. Allora, bravissimi che siete entrati. Ora possiamo andare all'allevamento. Dai, con un po' più di ritmo. Scattare, andare, andale. Su. Dai. Beh, che salto che... Ah, vedi, adesso li fai i salti così e non ti danneggi, però quando eravamo dall'altra parte rompevi i coglioni, che cadevi da due blocchi, diventavi rosso, davi il suono del colpo che ti eri fatto male, tipo lui adesso. Cioè, decidetevi, siate un attimo più... non mi viene il termine, porca troia. Siate più coerenti con voi stessi, ecco il termine, era coerenza, non mi veniva in mente. Dunque, siamo arrivati. Questi conigli, a questo punto, dove li metterò? Perché ovviamente lo spazio per i conigli non c'è. Questo allevamento è stato ideato quando ancora non si pensava ai conigli. Però io li metterò per il momento qui, tra le galline. Perché se io per esempio li metto tra i maiali e poi li volessi dividere, sarebbe un gran casino perché le carote attirano sia i maiali che conigli. Invece mettendoli per esempio con i polli, se io entro poi per attirare i conigli per spostarli un'altra volta, lo potrò fare perché i conigli vengono attirati solo dalle carote e i polli solo dai semi, quindi è più semplice dividerli. Comunque sia, entrate per piacere, bravi, bravi, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso come faccio a staccare il lazzo però? Così? Sì, esattamente. Perfetto. Veramente perfetto. Tra l'altro è anche ora di togliere questi cartelli inutili. Perché dovevo fare tipo un sistema, diciamo, con l'acqua per tenere le galline lontane dai margini. Perché hanno il problema che, tipo, vanno a soffocare nei muri, purtroppo. E quindi volevo fare una cosa così, ma non ce l'avevo fatta. Ed erano rimasti qui i cartelli. Dunque, adesso se mi fate uscire gentilmente, eccoci qua. Abbiamo finalmente i nostri due conigli chiusi in gabbia. Senza aver usato MC Edit, senza aver usato quindi cose esterne, l'abbiamo fatto con molta pazienza e con due coglioni così perché non ne potevo più. Ora, sti conigli dove andrò a metterli? Pensavo, piuttosto che costruire una nuova gabbia per i conigli, pensavo di lasciare i conigli qui e di costruire un nuovo recinto per le galline, perché effettivamente le galline hanno il problema che, come ho detto già prima, hanno il problema che soffocano nei muri, glitchano nei muri e muoiono soffocate, per cui sarebbe il caso di fargli un nuovo recinto. Io pensavo di farlo tipo sottoterra, in modo da avere più spazio a disposizione e poter ideare un sistema appunto per tenerle lontano dai muri. Ci devo pensare un attimo bene, però adesso vediamo se c'è tempo, possiamo anche iniziare a impostare diciamo, lo spazio dove creare questo allevamento. E no, in realtà la puntata è già durata abbastanza, la registrazione è già abbastanza lunga, per cui vi dico solamente che ho pensato di fare l'entrata qui. Visto che abbiamo i tre cancelli dei recinti qui, avrebbe, diciamo, un senso logico per metterla, diciamo, in maniera più ordinata, avrebbe senso di fare l'entrata di questa, zona sotterranea qui. Quindi qui ci sarà tipo una botola, si scende e ci sarà la zona delle galline. Magari lo facciamo nella prossima puntata, perché no? In realtà ci sarebbero tanti altri aspetti della 1.8 ancora da analizzare, però abbiamo tutto il tempo del mondo, quindi se siete d'accordo anche voi, la prossima puntata sarà dedicata alla creazione del nuovo allevamento per le galline, perché questo qui, così com'è, non va assolutamente bene. Quindi, visto che la puntata finisce qui, prima di chiuderla, saluto come al solito, come di consueto, i due Blazers del giorno, che questa settimana sono Alessandro, che mi ha mandato questo disegno dove viene raffigurato Eren con, diciamo, questa seconda faccia dove si vede la sua versione titanica. È un disegno diffuso, mi sembra che già un altro ragazzo aveva fatto un disegno ispirato, diciamo, a questa immagine. E comunque sia, bellissimo disegno, niente da dire, bellissimo anche per i colori, sapete che mi piace quando mi mandate questi disegni ben fatti. Quindi veramente grazie Alessandro e ringrazio anche Diego per quest'altro disegno, questa volta in bianco e nero, ma comunque sia un altro disegno molto bello, in cui tra l'altro dietro di me c'è Drake,
Non ho capito se Drake è il tuo nickname oppure ti riferisci allo youtuber che si chiama Drake. Non lo so, è una curiosità, quindi magari se vuoi scrivicelo nei commenti così chiariamo questo piccolo punto. Comunque sia, disegno molto bello anche in questo caso e ringrazio anche te. Quindi salutati i nostri due Blazers del giorno, noi ci vediamo nella prossima puntata, che non so quando uscirà, ma presumo settimana prossima, dove... Se volete faremo l'allevamento delle galline. Detto ciò, vi ricordo di mettere un bel like, di commentare e condividere il video. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!